Le GEV, Guardie Ecologiche Volontari, sono cittadini che volontariamente hanno scelto di mettere a disposizione parte del proprio tempo libero per la tutela ambientale. Il servizio è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali. Accogliendo l'invito postato su Facebook da parte di una guardia ecologica volontaria del comune di San Giuliano Milanese, ci siamo recati presso il luogo in cui è avvenuto lo scarico abusivo, sulla strada per Cascino Occhiò. Nel primo sopralluogo i volontari hanno potuto constatare che si trattava di uno sgombero di cantina o box affidato da una coppia di anziani ad un terzo che assicurava di smaltire il tutto in discarica, salvo poi scaricarlo in campagna. È stato possibile risalire alla coppia che adesso fornirà il nome del fornitore di servizi che sarà sanzionato oltre a dover ripulire l'area di scarico. Bisognerebbe mai fare affidarsi a persone che non danno sicurezza. Bisogna chiedere di farsi portare la fattura della discarica, perché se non troviamo la persona poi dovranno rispondere la coppia che ha fatto fare questo lavoro. La squadra si è quindi recata in un'altra zona. Giunti in corrispondenza del ponte della ferrovia di Via Marignano, nei pressi di Mezzano, i volontari hanno fatto una seconda verifica su uno scarico di rifiuto casalingo consistente in una decina di sacchetti di plastica lasciati a bordo strada. Vediamo se ci sono dei documenti intestati a qualcuno per risalire. Anche in questo caso il lavoro è stato proficuo. Da documenti presenti nei sacchetti di plastica si è risaliti alla persona che ha probabilmente commesso l'infrazione e si è invitato a passare in giornata a ritirare quanto indebitamente lasciato. Poi arriva, te l'ho detto, è arrivato al terzo ultimo sacchetto, ma dove c'è tanta carta? Guarda che abbiamo verificato questo scarico che è avvenuto in un punto dove avevamo appena fatto una pulizia puntuale. Me lo fa sapere quando ha intercettato la persona e poi venire entro la giornata assolutamente a raccogliere i rifiuti. In questo caso siamo stati facilitati dal fatto che oltre agli altri documenti abbiamo trovato il numero di cellulare. Quindi la cosa che più ci preme è quella roba lì entro sera scompaia, che non ci sia più sul territorio. La seconda fase, passiamo la palla alla polizia locale. Potrà essere la sanzione minima, la sanzione media o cosa, non è che vogliamo rovinare le persone, però devono pagare qualcosa. Purtroppo, a distanza di una settimana, il materiale che è stato trovato domenica scorsa si trova ancora lì dove l'avevamo visto. Quindi speriamo che l'intervento delle GEV possa determinare la pulizia poi della campagna. E ci lasciamo invece con una nota positiva, che è quella di aver trovato a distanza di una settimana il luogo sotto il ponte di Mezzano completamente ripulito.